Benvenuti e benvenute a una nuova puntata del podcast del disagio. Buon sabato, buon weekend, se ci ascoltate proprio nel giorno dell'uscita. Invece buon salve generico se ci ascoltate quando cacchio vi pare a voi. Grazie per esservi anche stavolta sintonizzati, sintonizzate su una di quelle tante milioni di piattaforme dove potete trovare i podcast e soprattutto grazie perché mi sto rendendo conto che il format del podcast in generale, proprio come tipologia, no, di mezzo di comunicazione, si sta espandendo sempre di più. Quindi trovo tra chi mi scrive appunto poi su Instagram, su TikTok, alla mail del podcast, tipologie umane sempre diverse. Vero è che la demografica mia, nostra del podcast rimane comunque di gente disagiata, ma da estratti di vita un po' di tutti i tipi, e questo mi fa piacere perché poi mi dà spunto per nuove tipologie di disagio e quindi non finiremo mai, ecco, questa per dire la mia minaccia, che non finiremo mai di parlare di disagio. La puntata di oggi è un bonus, tra virgolette, nel senso che non affronteremo una tipologia di disagio specifica, infatti avrete fatto caso che non vi ho chiesto come al solito le vostre storie, non ho chiesto le storie alla community perché è uno di quegli update che faccio ogni tanto, che facciamo ogni tanto con il podcast sulla importantissima e rilevantissima vita della nostra santa protettrice del disagio. In quanto a dove mi trovo io oggi, che registro sulla scala Spears del disagio, direi, ma insomma, sto anche bene tutto sommato, quindi un 3, un 4 andante. Sul chi va là, reduce da giornate però di 9, 10, 8, 10. Quindi c'è stato dei giorni precedentemente un po' impegnativi. Tutto sommato siamo un po' a scemare in quanto a disagio e tensione. Tra l'altro, anzi, vorrei, scusate, colgo l'occasione per congratularmi con l'altra, una delle altre sante minore, ovvero Lindsay Lohan, che ha annunciato la sua gravidanza. Quindi uniamoci tutti nel congratulare l'altra, perché non è proprio santa protettrice la Lindsay, più tipo, so come dire, quelle figure marginali del presepe, del disagio, che comunque però è un nostro riferimento. Quindi congrats, congrats. Ora, bando a le Lindsay Lohan, sigla e cominciamo. Gli ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Un podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali, dal ghosting ai più tragici appuntamenti, passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney sul Principe Azzurro. Un'analisi quasi seria, quasi filosofica di come, in fin dei conti, nella sfiga siamo tutti uguali. E con noi per il podcast del disagio, nella sua autorità massima, proprio di ricercatrice anche di questa materia, non specificatamente la Britney, ma i media e soprattutto la giovinezza nei media, Olga Campofreda. Ciao cara, come stai? Ciao Valentina, ciao a tutti e tutte i disagiati e le disagiate. Sto oggi meglio di ieri, diciamo che lo spinning Britney sulla scala che ci eravamo date si sta, come dire, sta rallentando, quindi anche io verso più 99 che 2007, ecco, quindi sono contenta. Che buono, e sì, perché dovete sapere, amici, che Olga è stata ospite anche di Mani di Protagonismo, non potevo skippare questa occasione e parlare appunto del suo libro. Se volete recuperare la puntata, la trovate comunque su Spotify cercando Mani di Protagonismo con la data di ieri, che aiutami, era Era il 14 marzo.
Bravissima, grazie. E il suo sì, abbiamo fatto delle chiacchiere sempre un po' sulla Briti, abbiamo fatto delle chiacchiere con Leli perché c'era anche Elisa Morini e abbiamo fatto delle chiacchiere sul suo libro, appunto Ragazze per Bene, che trovate un po' dappertutto, librerie digitali, ho scoperto anche in audiolibro per le genti come me che sono un po' più pigre nella lettura, quella cartacea, ma prediligono cioè, l'audiolibro al libro vero e proprio. E comunque oggi parleremo un pochino, magari qualche cenno al libro lo faremo anche oggi, proprio perché Britney è facente parte anche della storia del libro e quindi giustamente qualche cenno sarà fatto. Dunque, lei è una, tu sei lei, tu sei una scrittrice, sei una ricercatrice, fai un sacco di cose fighissime, abiti a Londra e già questo per me è grande motivo di invidia perché io ci abitavo e poi ho detto no, basta, it's too much for me e sono tornata. E invece tu sei lì e cosa fai? Come stai? Ti piace? Sì, sto resistendo, cioè, diciamo che dopo averci passato la pandemia tutto mi sembra abbastanza in discesa, quindi ecco, nonostante Brexit 2016, poi la botta 2020, ecco, sai, sono due eventi che ti provano fortemente e allora adesso sembra tutto abbastanza semplice, nonostante i rincari di cui si parla e che però hanno colpito un po' tutti, ecco. No, resisto, sono ricercatrice a University College London, dove ho cominciato con una tesi in letteratura italiana, mi occupavo appunto dei romanzi di formazione, poi sono finita di più sugli anni Ottanta con Pier Vittorio Tondelli e poi da lì mi sono immessa in questo network di Girl Studies che si occupa specificamente della rappresentazione della cultura girly, delle ragazze, delle ragazzine, delle adolescenti, un po' in tutti gli ambiti culturali, soprattutto nel pop, ovviamente, perché se tanti, tanti secoli fa la mitologia rappresentava un sapere comune, oggi il pop, le canzoni, il cinema, i film, le serie sono la base su cui tutti ci formiamo. A voglia, e quindi praticamente me la devo giocare con te l'autorità, perché il mio obiettivo è diventare per l'Italia, se non altro, appunto l'autorità di riferimento sulla biografia di Britney Spears, cioè quando uscirà effettivamente qualcosa di ufficiale biografico, io vorrei che dicesse a chi chiediamo se effettivamente è vero questo fatto, se lei è andata lì oppure cosa ne pensi. Io ecco, voglio diventare quella persona, la talking head che si fa, capito, i programmi, quindi me la devo giocare con te questa cosa qua, perché anche tu sei molto ferrata. Bene, bene, ma ci possiamo spartire i salotti televisivi, non ti preoccupare, facciamo qualche featuring, però bene o male possiamo cominciare da ora a prendere quello che ci piace di più, ma ci sta, è un buon Perché progetto. no, esatto, io quando, come al solito, stavo facendo le mie ricerche per aggiornare un po' le mie community e quelli che dicono, oddio, perché ogni settimana esce, sai, no, la notizia, ah, Britney Spears ha perso di nuovo la brocca, e quindi io lo sento proprio un mio dovere civico personale, voglio dire, no, gente, allora non è che ha perso di nuovo la brocca, smettiamola con questo tipo di narrazione, ha anche un po' rotto le palle, cerco così di filtrare attraverso quello che secondo me un po' appunto quello che io so di lei, il suo storico di lei, fatti quelli veri e non quelli di TMZ e vari giornali scandalistici e tutte quelle robe lì, di filtrare quello che sta succedendo adesso appunto nella vita della Britney. E dato che appunto ho trovato, come ti dicevo ieri, questo bellissimo articolo che tu hai scritto, Icone spezzate, che proprio rivede, no? Attraverso la Britney e quello che lei, come lei è stata impostata, la sua carriera, la sua vita, la sua immagine, tutto quanto, e poi il fatto che ufficialmente è sbroccata a un certo punto e ha detto: vabbè, raga, avete un po' rotto le palle tutti. Ho detto: eccola un'altra che ama la Britney quasi quanto me, o come me a questo punto, direi. E quindi ti chiederei. Cioè, se tu dovessi, ecco, facciamo così, se tu dovessi pensare alla cosa che ti lega di più a Britney o in generale a questa sua icona pop che lei effettivamente è a tutti gli effetti, quale sarebbe?
La cosa che mi lega di più a Britney è, come dire, più che altro è un immaginario, un periodo, che va più o meno intorno a tra il 1999 e il 2004-2005, quindi prima che tutto succedesse, però ecco, quando lei era veramente ovunque sulla heavy rotation di MTV, in cui c'è questo passaggio da una fase più innocente, bambina, ad una fase, quella di Toxic, in cui lei sembra prendere più in mano il suo personaggio. Non so se ti ricordi, a un certo punto io ho questa scena di TRL in cui mi pare che fosse Carolina, la VJ, quella che, la bionda, no? La VJ Sì, bionda che... certo. Esatto, lei diceva proprio adesso in questo video lei si vuole far chiamare Monna Lisa dai suoi collaboratori e mi sembrava là per là un'assurdità un po' da diva, no? Mi ricordo che avevo guardato dal divano di casa, ancora della casa da adolescente, questa scena e però ripensandoci oggi ha senso perché in quel tentativo di proprio rinominarsi c'era veramente simbolicamente un gesto di ribattezzarsi come persona rinata rispetto a quella che era prima e che era stata sostanzialmente manipolata dai manager, dalla famiglia e anche dal contesto che l'aveva vista poi emergere con il Mickey Mouse Club e poi il primo album. Quindi quel momento di ecco, rinascita nominale aveva tutto un senso nuovo e mi era proprio piaciuto quel passaggio perché era una fase della mia vita in cui anch'io stavo cercando di emergere da un'infanzia, adolescenza anche un po' goffa in un mondo quasi universitario in cui eccomi. Stavo riflettendo tanto sull'identità, sull'essere adulti, eccetera. Quindi proprio questo aver vissuto in diretta la crescita di questo personaggio insieme alla mia. Certo, io ricordo che mi fece specie perché allora io ero più piccola, no, perdono, essendo io più io ti do 4 anni se non sbaglio, giusto? Quindi se tu eri già all'università, io dove cavolo ero, ero ancora al liceo, giusto? Quando Eh no, effettivamente sì. dirò il contrario perché tu sei un po' più grande. È il Sì. contrario, però io ricordo questo momento specifico in cui lei fece uscire questa canzone che era Overprotected, Sì. che ebbe, se vogliamo, meno successo di tanti altri suoi singoli che invece poi qua in Italia, perché è anche molto diversa la percezione che abbiamo a livello musicale, discografico qui in Italia rispetto, no, all'America o addirittura all'Inghilterra, perché sì. Da noi arriva proprio quello che si impone in maniera mastodontica a livello discografico, magari le cose minori ci arrivano un attimo e poi spariscono e non abbiamo proprio sempre la percezione di cosa funziona e cosa no. Credo che la potenza discografica di Britney non l'abbiamo percepita del tutto perché in America invece ha continuato per molto più tempo che per noi ad avere sempre number one hits in cima alle classifiche, eccetera. Overprotected in America, tra l'altro, aveva funzionato molto meglio, per esempio, che da noi in Italia. E mi ricordo che una giovane me, e forse secondo me era un internet a dir poco embrionale, forse, si andò a cercare appunto il testo di questa canzone perché sentivo che c'era, no, questa appunto esigenza, c'era qualcosa di diverso in questa canzone rispetto a tante altre cose che lei aveva detto, cantato, ed è rimasta molto colpita da questa sua denuncia del tipo mi dovete far fare quel cazzo che mi pare sostanzialmente, non ne posso più di essere monitorata H24, però non avevo capito fino in fondo quanto di vero ci fosse in questa canzone fino appunto agli anni adesso, negli ultimi 2 o 3 anni, quando ho guardato veramente cosa succedeva nella sua vita e quando lei diceva che cioè io lo usavo per me come a dire basta, io voglio fare quello che ne voglia, io sono la donna che sono, voi non mi capite, o anche ti ricordi I'm not a girl, not yet a woman, Sì, capito? Quindi sì. diceva no, anch'io sono ancora una donna, però non sono più una ragazzina, però invece
nel suo grido di disperazione c'era un problema molto molto più serio, che davvero c'era questa enorme macchina da soldi, da manageriale, familiare, che la pilotava come un robottino, poretta. Ma sì, tra l'altro, guarda, quando ho fatto le ricerche per l'articolo che citavi per il Tascabile, sono andata a finire su alcune interviste di lei proprio intorno al 99-2000, in cui si raccontava, parlando diciamo del lato artistico della sua vita, come di un qualcosa che a un certo punto avrebbe messo da parte come un hobby, qualcosa che lei voleva fare ma non come una carriera totalizzante. Per cui, guarda, data quella intervista, che poi in verità forse sono cose che ha ripetuto in più di un'intervista, ma dato quella confessione, come dire, vederla oggi non tornare sulle scene nonostante la fine della conservatorship, a me non sembra tanto strano, mi sembra piuttosto che lei finalmente abbia avuto quello che aveva sempre desiderato, ovvero la privacy, ovvero una vita serena, godendosi i soldi che in gioventù ha accumulato, con dei figli che, vabbè, per forza di cose purtroppo non è riuscita a crescere. Però tutto questo accanirsi contro questi possibili complotti, queste teorie che addirittura vanno a toccare Sam Asghari e insomma ancora una volta il padre, eccetera, in questo momento secondo me non hanno grande valore, perché di fatto quello che lei non vuole è proprio ritornare sotto i riflettori. E allora, esatto, sai, quando dicono ok, lei è libera, ma perché non la vediamo in giro, ma perché non la vediamo fotografata dai paparazzi, eccetera, ecco, non so, secondo me è una conseguenza del fatto che lei finalmente si è ripresa la vita che voleva, e non il contrario, non perché lei sia ancora sotto, tra virgolette, sequestro. No, infatti, guarda, è a dir poco straordinario il fatto che la sua maledizione sia proprio quella, o se vogliamo il suo grande talento, perché come giustamente lei ci fa presente in alcune occasioni ancora oggi, e io lì le voglio proprio un sacco bene quando lo dice, cioè lei dice: quando io facevo la pop star ero molto brava in quello che facevo. Io dico: sì, cazzo, diglielo, perché c'è anche chi, sai, no, ah sì, vabbè, era una biondina carina che canticchiava qua e là, e vorrei vedere voi a farmi, no, quei tour da 7 mesi on the road, H24, prove, ballerini, cantare sulla rupe in alto, scendere poi con le ali, cazzo, ma era una vita di merda, detto proprio da lei, che eccetera. E come dicevi tu, lei ha sempre manifestato questa cosa di, anche perché era forse un pochino, se vogliamo, all'antica in questo senso, sempre detto: voglio fare la mamma, mi voglio sposare, voglio una vita tranquilla. E la cosa del canto, ballo, carriera, eccetera, è sempre stata una cosa per lei marginale, che infatti adesso gestisce in quel modo, perché lei se la canta e se la balla su Instagram, sì, in maniera un pochino goffa, se vogliamo, però è anche una persona che ci tengo a ricordare a chi ci ascolta, per davvero 10-13 anni, quelli focali dello sviluppo dei social, di internet, della tecnologia, non ha mai avuto libero accesso. Quindi mentre noi maldestramente imparavamo i linguaggi non detti dei social, cioè cosa è cringe, cosa non è cringe, la parola cringe stessa, lei invece era praticamente sotto questa campana di vetro in cui non aveva libero accesso a nulla, nemmeno al suo medico, e non aveva potere decisionale su niente, figuriamoci sulla gestione appunto dei suoi social. Quindi una tematica molto importante è anche quella, appunto, secondo me, che io la sento molto vicina, nel senso che io parlo sempre spesso di salute mentale, quando appunto ha perso la brocca, no? Perché questa adesso vuole fare un figlio, perché sì, sai che una delle sue altre cose che dice spesso e che manifesta spesso, no? È di voler fare un bambino, di voler avere un altro bambino, e questa non sta bene di testa. Allora, a parte che la mia domanda è sempre: chi oggi può dire ti stare bene di testa?
ufficialmente sempre H24, io no, di sicuro, non so tu Olga, magari tu sei, sì, così, sei così serena e zen, però non lo so, dico io. Questa è stata vittima anche di una gestione proprio della, della sua salute mentale da parte sempre del, del padre, della conservatorship eccetera, in cui i medici, che dovevano in teoria essere il suo punto di riferimento di cui fidarsi, invece erano il nemico. Quindi secondo me lei anche adesso, se per dire avesse eventualmente bisogno di cure, di uno psicologo, di uno psichiatra, quello che è, secondo me è col cacchio che si fida più. Certo, anche se devo dire che alcuni momenti di tensione ci sono stati nell'ultimo anno, anche dopo la fine della conservatorship, e lì avrebbe avuto bisogno di un sostegno, di un, non lo so, di una fase di passaggio che probabilmente certo. non ha avuto, e mi riferisco per esempio a quando si è ha postato quella foto di se stessa nella vasca nuda con quella caption "I like to suck", no, mi piace fare schifo, io voglio fare schifo. Ecco, quello è veramente secondo me una spia del fatto che lei ha ancora bisogno di cure, che probabilmente il tipo di cure che ha avuto fino a quel momento è stato probabilmente, cioè è stato, sì, non davvero, era il peggiorato, sì, il trauma, esatto, ha peggiorato il trauma, e però ha ancora bisogno di qualcuno che le stia accanto e che l'aiuti passo passo alla gestione di questa sua nuova vita. Ecco, lì ti confesso che io ho tolto il follow per un po' all'account, e l'ho tolto, ti spiego perché era, credo, la terza, quarta volta che in un anno lei postava qualcosa di, come dicevamo prima, cringe, ma anche veramente di eccessivamente esposto, non fisicamente, intendo proprio emotivamente, certo, anche se poi si esponeva molto anche fisicamente, e mi sembrava di stare lì ad applaudire questo circo nel quale si ritrova inconsapevolmente. Quindi ecco, non so se capita anche a te che ogni tanto ci torni proprio per vedere come sta, perché le ho certo. voluto bene, perché mi ci sento come se ci fossi cresciuta insieme, no? Esatto. Però ho tolto il follow perché in questo momento lei non ha bisogno di visibilità. È quello che alla fine ha sempre chiesto, no? La privacy, un po' di silenzio intorno alla sua figura, intorno a questo healing, no? Questa convalescenza mediatica. E però purtroppo più succedono queste cose, più attrae un tipo molto specifico di followers, che sono quelli che stanno lì alla ricerca del meme, alla ricerca della risata facile, ed ecco, il mio unfollowing era un po' una forma di protezione, di rispetto. Che sì, sì, no, è una cosa a cui non avevo mai pensato effettivamente, cioè nel senso che io non ho mai defollowato perché nella mia mente lei vive Instagram un po' come, tra virgolette, un hobby, cioè immaginiamoci una persona che fondamentalmente non ha mai vissuto senza una qualche sorta di performance, cioè lei non è una che sa cosa significhi, che ne so, fare tipo condurre una vita senza mai ballare, cantare, esporsi, stare davanti a una telecamera, perché c'è cresciuta, no? E quindi secondo me questo era il compromesso a cui lei è giunta, cioè mi faccio la mia vita, ho ottenuto la mia libertà, sposato chi voglio sposare, ho appunto, posso fare la mia vita, perché adesso intendiamoci, non è una brutta vita, perché è sempre a Maui, quindi c'è, infatti, da una parte dico ok, sì, dove devo firmare, e Instagram è un po' quel suo divertissement in cui ancora si esibisce, sempre, ripeto, in maniera, se vogliamo, un po' goffa, sempre in maniera un po' no, so, come si dice, desuè, cioè nel senso che non è più così che si fa adesso, per cui non ci avevo mai pensato, però effettivamente a volte, anche lì, vedi, infatti lei ha disabilitato
tutto, cioè lei non interagisce con nessuno, puoi fare solo i like, non puoi fare un commento, non puoi fare uno stitch, non puoi fare un remix, non puoi fare niente. E questo è successo nel tempo, cioè man mano che lei vedeva cosa succedeva, cosa facevano dei suoi video che li prendevano o i commenti che le arrivavano, lei pian pianino ha imparato a togliere tutto praticamente, quindi adesso sì. È così. Dimmi. Anche se ci sono poi no, tutte quelle teorie no, sul deepfake, sul fatto che non sia lei effettivamente e che lo vogliono fare per screditarla, no, che è ancora in mano a quelli della conservatorship e che tuttavia stiano peggiorando le cose per far vedere che la conservatorship tuttavia era qualcosa di necessario e di giusto, quindi magari anche per tornare indietro. È molto inquietante questa molto. Cosa qui, però non ci dimentichiamo che ecco, è stato proprio questo suo esplodere e raggiungere il successo in un mondo del tardo capitalismo in cui la domanda del mercato è molto più importante della salute mentale del performer, ecco, questo contesto ha fatto sì che lei continuasse, lei fosse forzata a continuare questo, questa sua vita sotto i riflettori, sui palchi. Certo. Ed è successo tuttavia, cioè voglio dire, anche a tutte le altre conspiracy theories intorno a grandi star tipo Elvis Presley, sai, che hanno detto l'hanno rapito gli alieni, oppure anche non so, ma come si dice, chiama? Di tutti, Kurt Cobain, Jim Morrison, Paul McCartney, no, la storia della morte e sostituzione con un sosia, e poi si dice di Avril Lavigne, insomma ogni volta che una star subisce un cambiamento, che sia artistico, che sia anche ecco, psicologico, sociale, eccetera, allora il fan della prima ora non lo accetta e deve attaccarsi a qualche spiegazione, anche molto spesso complicata, che però gli restituisca un senso per il cambiamento, sì, di questa celebrity. Sì, esatto, quindi penso che sarebbe interessante, anzi fare proprio uno studio sulle conspiracy theories relativi a tutti i cantanti o le celebrità del passato, e Britney sarebbe sicuramente un case study importante. È un case study importante anche perché è ancora, o meglio, in teoria è ancora viva, perché se lo chiedi a loro è già bella che è morta, e quindi e sarebbe interessante per quello, perché guarda un po', appunto succede sempre, cioè idem Paul McCartney, Avril Lavigne, quando loro arrivano e dicono no, ma guardate che l'originale è già morto ed è in sede il clone, il sostituto, la sostituta, la sosia, il sosia. Vabbè, a me quella forse è la parte che mi fa più ridere, e se volete davvero perdere un pomeriggio, ne avete voglia di perdere un pomeriggio, però dopo datevi un timer. Su TikTok ci sono dei profili, io sempre appunto anch'io facendo un po' di ricerche per capire a che punto eravamo, eccetera, nel periodo in cui qualche genio del male le ha fatto il wellness check, che si è incazzata da morire, poretta, che le hanno mandato la polizia a casa, e ero finita in questo appunto tunnel di gente che screenshotta, come si dice, prende i video che lei posta, li analizza col microscopio, cioè veramente, a parte immagino gente che non ha molto altro da fare nella sua giornata, perché io di mettermi lì a contare le facce di quel cuscino che era sopra il letto quando lei ha fatto quel video non corrisponde al numero di facce del cuscino che c'era la volta dopo, cioè ragazzi, stiamo rasentando veramente la follia. E quando appunto lei spesso e volentieri, e questo è vero perché le sue caption sono sempre un po' complesse da interpretare, però è stata cara, complesse. Madonna, questo magari poi mi dai un input anche tu, perché ecco lì faccio veramente un po' fatica, però lei alterna appunto questo suo linguaggio in codice, perché è un po' un linguaggio in codice, a questi momenti di incredibile lucidità, tipo quando si parla di questioni serie come rispondere ai suoi figli che fanno illazioni online insieme al padre, dicono che lei non ci sta con la testa, o rispondere a sorella, padre, cugino, i genitori, e che dire, non lo so, tu cosa ne pensi?
Ma no, beh, stiamo parlando di una persona che sicuramente aveva problemi prima dell'inizio della conservatorship e che la conservatorship ha in verità incrementato, no? Eh Forzandola a sì. lavorare quando avrebbe avuto bisogno di momenti di riposo. Io sono convinta Certo. e credo alla teoria secondo cui lei abbia avuto una depressione, due depressioni postpartum che non sono state trattate, e poi successivamente immessa ancora in questa macchina degli spettacoli a Las Vegas che hanno bruciato anche lo stesso Elvis Presley, che di figli non ne aveva portati in grembo, ecco. E, no, beh, un'altra cosa che mi fa un po' Perdona, di scusa se ti interrompo, mi hai sì. fatto venire in mente un'altra che ci ha lasciato le penne, e sempre per questo problema, ovvero un'altra molto cara al mio cuore, Amy Winehouse, che sempre a causa paterna, che c'è stato proprio un bivio a un certo punto nella sua carriera, doveva o tornare in rehab, fermarsi, farsi curare, riposarsi, insomma, fare un mente locale, o andare a fare una stramaledettissima data, credo in Serbia, adesso non mi ricordo, perché poi ha fatto il giro dell'internet quel video di lei completamente ubriaca, completamente sfatta, però non mi ricordo, era in Serbia, vabbè, comunque c'è questa data estera in cui lei smette proprio di cantare, è una cosa che ti fa proprio male al cuore, e poi è tornata in tempo breve, poi ci ha lasciato, Esatto. quindi, ed era stato una decisione paterna quella di rispettare determinati contratti, no, di tour e di date, e lei assolutamente doveva stare a casa. Anzi, secondo me Esatto. è tanta roba che sia ancora viva Britney Spears, che non sia successo nulla di quello che è successo a queste altre star che stavamo nominando. Esatto, ma forse, beh, è brutto dirlo, ma i soldi che muove Britney non li muoveva Amy Winehouse e Certo. probabilmente conviene un po' a tutti che lei, insomma, stia in vita nel bene o nel male, questo è veramente molto triste. Però, no, prima parlavamo del tardo capitalismo, dei fan, eccetera. Il mio unfollow deriva anche dal fatto che io mi sono resa conto che, ecco, chiedere di più. Il fan che si attacca a queste conspiracy theories e che vuole più di Britney e che si aspetta e desidera che Britney faccia presto qualcosa, in verità sta contribuendo a Certo. riportarla indietro nel buco nero e quindi dobbiamo veramente concederle un momento di privacy. Per esempio, ci sono quegli account che tu nominavi, quelli che screenshottano le cose che lei posta, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi 2 anni lei molto spesso ha postato foto appunto cringe o attacchi familiari, eccetera, cancellandoli dopo pochissimi secondi o minuti, ecco. Queste persone, che probabilmente hanno degli alert, delle notifiche appena Britney posta, Certo. salvano tutto questo materiale e lo ripostano su dei backup account. Per cui io a un certo punto ho seguito anche questi backup Britney, blackout backup Britney, eccetera, eccetera, Sì, che poi sì, sì, cambiano sì, sì. sempre perché vengono puntualmente intercettati e chiusi. Però anche questa ostinazione di questi sedicenti, fedelissimi Fan che non fan sono, esatto, che non sono quello, esatto. È deleteria perché voglio dire, Britney si è pentita o qualcuno le ha fatto notare che quel tipo di post non è positivo per la sua immagine, ma lesivo, e quindi ecco, loro salvandolo non fanno altro che peggiorare. Le tolgono il libero, le tolgo, cosa che è anche quella forse è la condanna della sua vita, le tolgono quel poco di libero arbitrio che lei faticosamente si è guadagnata nel tempo. Perché esatto, se io metto una foto o faccio un reel o faccio un video e lo metto e poi dopo 5 minuti mi pento, ho la libertà di sapere che nessuno si è preoccupato di salvarlo e di dire: ah, guarda però cosa ha messo la Valentina. Ed è una grande libertà, Certo. specialmente in un mondo in cui ogni cosa che diciamo, ogni cosa che facciamo, ogni espressione, ogni riga, ogni viene, capito, presa e messa al microscopio. Lei non ha questa libertà. Ma mi è venuto questo parallelo mentre parlavamo di come ci sono le Britney e
E poi ci sono, secondo me, anche quello sarebbe interessante, se vuoi facciamo un paper insieme, come sarebbe interessante mettere a paragone le Britney e, per dire, le Rihanna, le Lady Gaga, che secondo me sono proprio un'altra categoria proprio. Sono quelle che si sono prese invece, o le Madonna, per dire un'altra, che si sono, che a un certo punto devono avere avuto la fortuna, la lucidità mentale, il contesto intorno a loro, non lo so, anche lì sarebbe interessante capire quel bivio lì, di prendere in mano davvero le redini di quella che è stata poi la loro carriera. Perché guarda, una Rihanna a cui rompono le palle da, io, me compresa, 6 anni, e dov'è l'album nuovo? E vogliamo l'album nuovo? E lei ti ha fatto proprio un salame grosso così, non ha manco cagato l'universo, e si presenta con i suoi bei pancioni, addirittura ha fatto il primo, tutti hanno detto beh vabbè, adesso allora ci cacci l'album, no, voglio essere... ha scelto la sua strada di imprenditrice, di, tra l'altro, di grande successo, perché comunque con Fenty continua a macinare milioni di dollari eccetera, o una Lady Gaga che ha un libero, no libero arbitrio, però ha una enorme agency su, sì, quella che è la sua carriera, le sue scelte, e il cinema, e l'album, e l'altra roba. Sarebbe interessante capire come avviene un fenomeno rispetto all'altro. Sì, guarda, secondo me loro sono già una generazione dopo rispetto a Britney, e generazione non intendo generazione sociale, ma proprio, ecco, sì, anagrafica, ma proprio di percezione di celebrity, è proprio un'altra storia. Certi discorsi sull'empowerment forse già cominciavano a farsi avanti, mentre invece nel periodo in cui Britney si sta formando c'era ancora quel senso di sì, quasi innocenza che si voleva creare nella star, no? Se pensi anche alle prime cose di non so chi c'era, anche Cristina Aguilera, che poi la Cristina si trasforma subito in icona più sessualizzata, sensuale, ma questo perché aveva un background già latino, quindi quello era uno stereotipo. Britney invece totalmente, proprio lo vedo puritanesimo americano davvero, sì, anche se vedi la famiglia da dove viene, quindi per questo Cristina in un certo senso era l'anti-Britney, ma entrambe rispondevano ad uno stereotipo ben preciso. Rihanna, Lady Gaga, io già le immagino più emancipate da quel dover rappresentare stereotipi, anzi sì, sono più se stesse. Forse mi hai fatto pensare che Madonna, che invece appunto appartiene a sicuramente generazioni precedenti, cioè mi hai fatto quasi pensare mentre parlavi al fatto che forse attraverso questa sessualizzazione, che viene ovviamente condannata, discussa, criticata, puntato il dito eccetera, c'è una sorta però di emancipazione, di dichiarazione di identità che Britney non ha, cioè Britney ci ha provato a farlo, perché se ti ricordi epoca Oops I Did It Again, c'è stato un momento in cui lei ha cercato di allontanarsi un po' dall'immagine della scolaretta coi pompon, con i codini, ma è stato come quasi se non le permette. Toxic stesso, Toxic per me, Toxic era proprio l'inizio, come esatto, ti dicevo prima, il ridarsi un diverso nome simbolicamente ha significato questo modo di vedersi nuovo. Però poi intorno a lei c'erano tutte queste icone, Jennifer Lopez, Christina, Madonna stessa, Madonna italo-americana, cioè c'erano questi background culturali che permetteva loro di essere più laterali, più anomale. Non ci avevo pensato, hai ragione. Sì, a Shakira stessa, insomma, tutto questo essere americane più qualcos'altro le rendeva, andava ad intaccare quella purezza che invece Britney Spears doveva rappresentare come America's Sweetheart, no? La fidanzatina d'America. Esatto, che è stata al contempo la sua incredibile potenza e la sua incredibile condanna. Esatto, ma a proposito poi di fidanzatine d'America eccetera, io volevo sapere un attimo tu cosa hai pensato quando hai visto le foto del matrimonio di Britney. Olga, che dire,
ci rimugino, che prometti, adesso penso sempre a uno che a una ai nostri, a chi ascolta il podcast del disagio, si immagina me che mi sveglio la mattina e pondero sulle foto del matrimonio di Britney Spears, però è vero, nel senso che beh, sono... del resto cosa fare la mattina, su esatto. Cosa pondera? Ci sono, allora io il matrimonio di Britney non l'ho capito molto, ho come il sospetto che effettivamente qualcosa che stridesse c'era, nel senso che da persona molto privata che non fa, sai, no, non va alle feste delle celebs, non va ai Grammys, non va più a niente, che il suo matrimonio ci vadano Madonna, Donatella Versace, Drew Barrymore, Selena Gomez e poi mi ricordo chi era delle altre. C'era Paris Hilton, come non Paris ricordare. Paris Hilton, esatto. E allora ho pensato tra me e me, secondo me questa è una persona che ha tagliato tutti i ganci con management, gente dello star system, eccetera, e quindi si è trovata a fare qualche chiamata per organizzare il suo matrimonio senza sapere chi chiamare, tipo. Questa è stata la mia impressione. Beh sì, ma immaginati che tu devi, dopo 10 anni che non senti nessuno, dopo 10 anni in cui hai lanciato grida d'aiuto o comunque non le hai lanciate ma tutti sapevano cosa ti stava succedendo, esatto, e nessuno ha mosso un dito, gli devi anche offrire la cena, cioè grazie mille. E quindi è questa cosa un po' strana, un po' io ho capito anche quando poi dopo il matrimonio, dopo qualche mese, lei ha fatto questo post abbastanza, ora non ricordo i dettagli, però in cui si lamentava del fatto che lei era l'unica che non ballava al suo matrimonio, al suo stesso matrimonio, e la mamma addirittura aveva visto Sam Asghari ballare con qualcun altro e ha detto sono proprio una bella coppia. E quindi lì pure le conspiracy theories sono piombate. Ah, è un matrimonio falso? Non lo so se è un matrimonio falso, è vero. No, il matrimonio è stato pure vero, però cioè magari, ripeto, ovviamente si saranno sposati in comune, vai a capire poi le dinamiche, e lì è stata questa reception un po' improvvisata sicuramente, in cui avrà speso mila milioni di dollari per mettere le rose, i fiori, eccetera. Sei Britney Spears, quindi se alzi il telefono e dici Versace, mi fai l'abito, questa ti dice sì, certo, no, però effettivamente quello che mi ritorna tantissimo è comunque una persona sola, cioè il mio timore costante, e amici sì, è un mio timore costante, quindi ci penso davvero, è che questa ragazza, donna, perché è donna, non abbia un cazzo di amico, di amica, sincero, disinteressato, che si occupi o comunque che la consigli per il suo bene. Spero con tutto il mio cuore che Sam sia sincero, che sia, come si dice, onesto in questo, ma non lo possiamo sapere. È anche una donna, lei, che secondo me non ha fatto quei passaggi necessari che facciamo tutte, non so come la vedi tu questa cosa qui, quelli disincantati in cui a un certo punto capisci che le amiche sono molto più importanti del partner nella tua vita, e il tuo sistema di supporto, no, è molto più importante del partner. E lei invece, secondo me, vive ancora quel sogno molto adolescenziale di il principe azzurro che ti prende, ti salva, ti porta, capito, a cavallo, no, nell'orizzonte, e investe tutte le sue risorse su Sam invece che crearsi un entourage. Certo, ma tra l'altro, se poi torniamo al periodo in cui lei è emersa come star, era il periodo in cui non esistevano discorsi, a parte quelli delle Spice Girl, ma che già erano stati un po' superati, non esistevano i discorsi di comunità femminile, ma proprio lei, cantante non di una band, ma cantante singola per se stessa, era messa sempre in comparazione con le altre e certo, contro le altre. Brava, quindi voglio brava. Dire, Cristina, che veniva dallo stesso gruppo del Mickey Mouse Club, immediatamente è diventata l'anti-Britney, come dicevamo, quando avrebbero dovuto allearsi. Certo, esatto, sì, centrato in pieno, che è una cosa che hanno insegnato anche a noi, che esatto, se due donne fanno la stessa cosa si devono odiare per forza,
perché non invece... c'è spazio, perché non c'è spazio abbastanza per entrambe, e quindi alla fine mors tua vita mea, che il latino che sicuramente Britney conosceva, mors tua vita mea, vita mea, mia. E quindi avrà detto esattamente questa frase e avrà continuato a immaginare che un Justin Timberlake val bene una Cristina in meno, ecco. Sì, 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 infatti queste donne, tra virgolette, che sono state letteralmente, non credo pagate, spero non pagate, però chiamate a fare le figuranti amiche, erano un po' una nota, tante note stonate. La Paris stessa che dice: ah, la mia amica Britney, come dici tu, eh sì, però tua amica Britney, insomma, amica tanto, ecco, quando lei aveva, era un po', no, la frutta. E l'unica mia speranza è questa assistente che io vedo e non vedo, che è però anche lei una specie di, da quello che ho capito, è una cantante. Sai, giustamente, no, tu sei a LA, vuoi farla cantante, scrivi ancora le canzoni per gli altri, ti fai un po' di gavetta, eccetera, e le sta facendo da assistente, però sai, cioè, è tristissima questa cosa che se sei Britney non saprai mai, fino a quando è troppo tardi, se una persona si interessa a te per i giusti fini o per quelli sbagliati, perché sei come, sì, è come un cerbiatto in mezzo alla tangenziale, Britney Spears, cioè se non sta attenta può essere vittima continuamente di raggiri, truffe, imbrogli, mi dà molto, sì, cioè sono molto preoccupata per questa cosa. Sì, 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 assolutamente, assolutamente, e a me, guarda, ha fatto una tenerezza infinita quando ha fatto la collaborazione con Elton John e tutti i commenti che faceva su se stessa, sul fatto che non ci poteva credere che era riuscita a collaborare con una star di quel calibro, eccetera, e poi davvero ha detto questa cosa, ora non te la ripeto letteralmente perché non la ricordo, però una cosa del tipo: vedete dove sono arrivata, io mi sono sempre sentita una diversa, un'esclusa, eccetera, alla fine in verità sono anche io come voi, no? Mostrandosi verso, forse per una delle prime volte, vicina ad una comunità di non perfetti, di non conformi, di non performanti, che invece, insomma, non aveva mai approcciato prima, lei sempre la prima della classe. L'immagine, certo. Certo. E vai a vedere cosa invece c'era sotto. Ecco, questo è stato tenerissimo e credo molto molto autentico, ed è la Britney che voglio preservare ogni volta che la unfollow, che le tolgo il follow. Sì. Senti Olga, io vabbè, come hai potuto capire dalla Britney parlerei per ore e ore e ore ad oltranza, però è stato molto bello poter scambiare due chiacchiere con una persona che a parte l'ama tanto quanto me, ma poi è così ferrata, no, sulla sua vita e sulle sue avventure, e che mi piacerebbe anche chissà come, no, chissà quando in qualche modo le arrivasse questa cosa che tra i pazzi che la screenshottano, quelli che la vogliono vedere su TMZ e tanta altra gente magari che ha un secondo fine nei suoi confronti, secondo me c'è tanta gente come noi che semplicemente, no, è legata a lei per quello che sappiamo, perché ci siamo cresciute, perché lei c'era quando, ma soprattutto perché nella sua vulnerabilità, nel suo essere alla fine un essere umano, no, pieno di difetti, di contraddizioni, di problemi, di cose, nonostante la sua posizione privilegiata, si è creato un legame ancora più forte. Ecco, mi piacerebbe che le arrivasse chissà come, chissà quando questa informazione, ma insomma non lo so, non credo che saremo noi oggi, però chissà un giorno. Normalmente noi chiudiamo la puntata decidendo appunto quale sia il livello di disagio della tematica di oggi, tra vivi e lascia vivere, ovvero sì, vabbè, è un tipo di disagio che si ci mette un po' in difficoltà, però in fin dei conti chissene, stata court, che invece è, cioè, ok, prendiamolo in considerazione, non è gravissimo, però bisogna farci caso, e poi disagio esistenziale, cioè questa tematica è da allarme, eccetera.
se dovesse essere la Britney, a che la mettiamo, nel vivi e lascia vivere, nello stato a court o nel disagio esistenziale? Ma guarda, per come stanno andando le cose in questo momento, io direi stata a court, che insomma essere guardinga a preservare questa nuova, diciamo, questo nuovo equilibrio molto molto precario che sembra aver trovato, e insomma ecco appunto, sì, che stia bene attenta a proteggerselo. Noi comunque, sì, paladine ci siamo e la proteggeremo, esatto, verbalmente, questa è la nostra forma di attivismo, quindi sì, ecco, sì, esatto, se mai nella vita, esatto, sarò attivista per qualche cosa, sarà per la tutela della Britney, della santa protettrice del disagio. Grazie Olga, è stato bellissimo. Ma grazie a te davvero, grazie mille per avermi invitato e spero a presto. Sì, certo, ascolta, fai una roba, segnalaci dove possiamo trovarti, dove possiamo trovare il libro, se ne parlavamo in radio, tornerai in Italia presto per qualche presentazione, insomma qualsiasi cosa tu voglia segnalare a chi ci ascolta, questo è il tuo momento. Bene, allora io sono a Londra, per chi ci ascolta da Londra, il 19 marzo alle 5 all'Italian Bookshop di Gloucester Road e parlerò appunto di Ragazze per Bene, edito da NN Editore. E poi torno in Italia a maggio e quindi poi da lì, ecco, comincerò con una serie di date che butteremo fuori più vicino al momento della partenza. Al momento, ecco, quella più vicina è il 19 di marzo e quindi per il resto restiamo in contatto. Sì, lei la trovate su Instagram come Olga The Coldfield, giusto? Esatto. Bellissimo, comunque adesso poi quando la puntata esce taggeremo anche la Britney, ho deciso così. Dai. La Britney è una puntata tutta in italiano, però è su di te, quindi vedi un po' tu se la vuoi ascoltare. E ricordatevi di seguire gli ascoltabili sia su Instagram che su Facebook. Io ovviamente sono la vostra di Valentina su Instagram e su TikTok. E se volete beneficiare delle puntate anche in video, potete supportarci su Patreon, ma anche semplicemente se volete supportarci, potete farlo su Patreon. Grazie e alla prossima volta. Mua! Ciao! 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 Avete ascoltato il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione Gli Ascoltabili.